Ciao! Sei pensionato e vuoi trasferirti? Per voi amici pensionati, il trasferimento in Canaria, nelle isole dell'eterna primavera, è decisamente semplice e piacevole. Da pensionato, trasferendo la pensione in Canaria, avrete in modo completo tutti i diritti pari ai residenti. Gli sconti di viaggio, la copertura sanitaria, il documento personale mie, insomma, dovrete preoccuparvi solo di fare la valigia e raggiungerci ai nostri 20 gradi invernali. Oggi vi ricordiamo il procedimento per il trasferimento della residenza, la copertura sanitaria e il trasferimento della pensione. Il primo passo è quello di registrare in comune il proprio domicilio con il contratto d'affitto. In spagnolo si chiama fare l'impadronamento. Dopodiché si prosegue con la richiesta del via temporaneo in Polizia Nazionale della validità di 6 mesi. Questo è un numero di identificazione per stranieri. In base al comune potrebbe essere richiesta anche una copia dell'estratto conto degli ultimi 3 mesi, come verifica della costante ricezione della pensione e un certificato che attesti lo stato pensionistico. Lo step successivo è l'apertura del conto corrente, importantissimo per dimostrare i 6 mesi e un giorno di presenza sull'isola, necessari per procedere con la richiesta di defiscalizzazione e quindi ottenere la tassazione più leggera presente nelle Canarie. A questo punto possiamo procedere con la registrazione AIRE, l'anagrafe italiana dei residenti all'estero, tramite il consolato. I tempi d'attesa per la venuta registrazione possono variare dai 2 ai 6 mesi. La prassi dice che arrivi una lettera di conferma direttamente al vostro nuovo domicilio, ma in molti casi non è mai arrivato nulla. È semplice verificare ciò chiamando il vostro comune in Italia, chiedendo conferma o meno della venuta registrazione. Lo step seguente è la copertura sanitaria. Con questa copia della documentazione di trasferimento della residenza in Canaria si chiede all'INPS o all'ASL il modello E121 o S1, documento che una volta timbrato all'ente italiano dovrà essere registrato in azienda o Seguridad Social, dipende molto dal comune in oggetto, che a sua volta rilascerà un certificato per richiedere il NIE definitivo e soprattutto la copertura sanitaria totale. Dopo tutto questo potrete rilassarvi un pochino e prendere il sole, poiché il passo successivo sarà vincolato ai 181 giorni dimostrabili. Appena raggiunto questo traguardo si potrà procedere con la richiesta in Italia di defiscalizzazione, modulo richiesta che non dovrà essere presentata in Canaria, bensì esclusivamente firmata e presentata in Italia. A questo punto possiamo concludere con il modulo all'INPS di trasferimento bancario, presentando tutti i dati del vostro conto corrente in Canaria. Non preoccupatevi, è molto più semplice farlo che spiegarlo a voce e se ne avete piacere potrete incaricarci a svolgere per vostro conto tutto il procedimento. Vi ricordiamo che per valutare con intelligenza un trasferimento è importante che prendiate visione del posto, che ne comprendiate le caratteristiche, le condizioni, l'economia e le strutture. Questo per evitare di saltare da un'isola all'altra come spesso accade. Per questa ragione è importantissima una visita di sopralluogo per il trasferimento. Vi ricordiamo i nostri soggiorni pacchetto, studiati per ottimizzare i tempi e raccogliere tutte le informazioni che necessitate. I pacchetti sono il pacchetto soggiorno pre-trasferimento e il pacchetto tre isole. Per qualsiasi informazione siamo sempre a vostra disposizione su Skype, per Angelo con il contatto Vivere alle Canarie, Luca Vivere alle Canarie 2 e Tiziano Vivere alle Canarie 3, oppure scrivete alla nostra mail info@viverealecanarie.com. Con questo vi saluto e vi auguro buona giornata. Ciao!